ha tentato di uccidere l'ex compagna perché non accettava la fine della loro relazione, aggredendolo nella sua abitazione con un grosso coltello da cucina e cercando di strangolarla. È accaduto a Gorizia, dove un 23enne libico, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato domenica sera dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. È stata la stessa donna a chiedere aiuto chiamando il 112. Arrivati sul posto, i militari dell'arma hanno trovato e sequestrato un grosso coltello da cucina con tracce ematiche, nascosto all'interno di un mobile, e alcuni capi di abbigliamento macchiati di sangue. Accompagnata a pronto soccorso, la donna è stata curata per ferite da taglio alle mani e per una distorsione al collo, riportate nel corso della colluttazione che le ha permesso di scappare e lanciare l'allarme. Il motivo dell'aggressione è da attribuire alla recente interruzione della relazione sentimentale tra i due, decisa dalla donna e non accettata dal 23enne. Per l'uomo sono quindi scattate le manette per tentato omicidio e violenza privata. È stato portato nella casa circondariale di Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Gorizia. Dopo l'entrata in vigore del codice rosso e anche in relazione alla pandemia, con i conseguenti maggiori rischi di violenza dovuti ai periodi di confinamento e convivenza forzati, autorità giudiziarie e forze di polizia continuano ad attribuire la massima attenzione a questa tipologia di delitti.